Oggi presentiamo questo lettore wireless 2D 5208 dotato di culla di ricarica e di ricetrasmissioni. Di ricetrasmissione è un lettore molto robusto con delle performance incredibili di lettura. Legge tutti i codici 1D e 2D. Guardate con che velocità. Tra l'altro legge anche codici con, diciamo, stampati male, segnati, quindi ha un algoritmo di ricostruzione estremamente efficace. Anche codici molto piccoli. La particolarità di questo lettore è il display, perché andiamo a vedere quando abbiamo un'etichetta così piena di codici a barre, avere un riscontro di quello che leggiamo, vedete qua mi dà esattamente il codice che ho letto, è estremamente efficace, perché specialmente quando noi abbiamo un'etichetta affollata di codici a barre e non sappiamo quello che leggiamo, avere un riscontro visivo a volte è essenziale. Quindi il display ci dice praticamente il numero di letture effettuate e il codice che abbiamo letto. Questo lettore wireless è dotato anche di una funzione avanzata nella modalità inventario. Che significa? Significa memorizzare i codici all'interno del lettore. Quindi se io sono offline, lavoro in un'altra parte del magazzino, mi basterà effettuare una programmazione ad hoc del lettore e dirgli attraverso la configurazione di codice a barre, guarda, attenzione, adesso devi memorizzare i codici e non trasmetterli. Quindi se noi andiamo a riprendere il nostro file Word dove trasmettiamo i codici, vedete, in questo caso cambia il suono, leggo, ma non trasmetto. Quindi i codici vengono memorizzati. Quindi vedo il codice che ho letto, ma soprattutto so quanti codici ho memorizzato. Ora, in questa modalità inventario posso memorizzare centinaia di codici. Se poi dopo, in un secondo momento, voglio trasmetterli, in questo caso, guardate, mi apro un file Excel, che cosa facciamo? Gli diciamo al lettore di trasmettere questi codici a barre. Quindi, sempre tramite opportuna programmazione, gli andremo a dire di trasmettere i nostri codici. Ci sono ovviamente dei codici di configurazione, di programmazione. Guardate, in un attimo ho trasmesso tutti i codici letti. Ovviamente poi questi codici rimangono immagazzinati nel lettore e se voglio cancellarli ho un codice che mi dice di cancellare tutti i dati memorizzati. Questo se lavoro in modalità inventario offline, lontano dal mio PC dove non ho, per esempio, campo, proprio in un altro magazzino. Per ritornare alla modalità normale mi basterà leggere un codice a barre e vedete, torno immediatamente a leggere si chiama emulazione tastiera, cioè leggo e trasmetto dove attivo il cursore. Questo è un lettore che legge efficacemente anche dagli schermi, quindi se mi vado a prendere qualsiasi codice a barre, lo leggo anche dagli schermi, dai display, di cellulari, PC, eccetera. È un lettore che permette una configurazione completa, tante funzioni e quindi è un lettore estremamente efficace nel vostro flusso operativo. Se vi interessa una soluzione di lettura per le vostre esigenze, potete contattarci ai nostri riferimenti.